Dal mio punto di vista di grossetano, nato e vissuto a Grosseto, non mi sono mai allontanato, a parte il periodo dell'università, colgo quello che aveva detto Algì all'inizio, cioè che è un problema più che di Grosseto, bisognerebbe parlare appunto dei grossetani, e vedo che poi ci siamo ritornati sopra sotto tanti punti di vista. Cioè, io, per quanto mi riguarda, la mia opinione su Grosseto. Grosseto per me rimane l'unico paesone della Toscana, cioè io gli do questa definizione. Ci diamo anni di città, da città, ma le città in Toscana sono le altre. Noi non abbiamo ancora, diciamo, guadagnato questo livello. È assurdo. Come dice? È assurdo per la Toscana. Sì, è il sud della Toscana, e questo ci si potrebbe ricollegare tutta una serie di valutazioni collegate con la parola sud, no? Mi viene in mente un po' l'apatia, un po' la sonnolenza, un po' un certo modo di vivere alla giornata, senza una programmazione precisa. Però c'è da dire anche che chi ha vissuto a Grosseto come me sa che Grosseto è stato oggetto di forti correnti migratorie. Perché le correnti migratorie grossetane, specialmente dal sud? Per il fatto che le attività principali sono sempre state sviluppate nel settore terziario, sia privato ma soprattutto pubblico. E quindi, ecco, io volevo sottolineare che il problema forse è una questione di identità socioculturale che a Grosseto, nonostante pochi o tanti sforzi che sono stati compiuti dalle amministrazioni, ma anche da coloro che lavorano al di fuori delle amministrazioni, delle istituzioni, degli enti, non hanno portato a un risultato definitivo. Cioè, secondo me, fra i nuclei originari della città e quelli che si sono via via aggiunti, non si è formato un'amalgama proprio totale. E questo, appunto, come credo che su questo Paolo, che è un antropologo, possa dire forse qualcosa più di quello che dico io. Per esempio, una cosa sembra banale, ma il fatto che ci siano tanti che lavorano nel settore militare, aeronautica, eccetera, cioè noi sappiamo benissimo che sono soggetti a trasferimento, perché questo è un evento insito nella loro carriera, e quindi praticamente questo attaccamento, questo congiungimento con i grossetani residenti, stabilmente residenti, forse, io metto dubitativo, non voglio essere categorico, non si è mai proprio completamente formato. Quindi questi nuclei si sono un po' mossi, sono un po' vissuti sempre, diciamo, in buona collaborazione, ma senza mai però sentire un amalgama definitivo di intenti, di visioni, di problemi, che poi si riflette spesso anche, diceva Paolo prima, che c'è anche un problema politico, anche proprio nella loro manifestazione di consenso, di assenso a determinate iniziative politiche. Quindi, secondo me, questa discontinuità non ha agevolato le relazioni sociali e forse non ha nemmeno spinto tanti ad attaccarsi a questa terra, a questa città, come invece ci siamo fortemente attaccati noi, che l'abbiamo vissuta sin dalla nascita e anche in età adulta se riusciamo a viverla. Questa è la mia opinione iniziale. Poi potrei aggiungere anche altri particolari, mi sono fatto qualche appunto perché volevo. Ecco, per esempio, il centro storico, no? Noi in altre occasioni abbiamo parlato della chiusura dei negozi, del progressivo spopolamento del centro storico, però io mi sono notato, no? Ho pensato, ho riflettuto su questo. Se ci pensiamo, sono scomparse anche tutte le attività ricreative che erano nel centro storico. Pensiamo ad esempio alle sale cinematografiche, che direte voi, ormai il cinema vive una stagione diversa, no? A parte la televisione e la pay per view che offrono alternative praticabili, però francamente andare a vedere un film nella sala è squallido, io uso un'espressione di questo genere, cioè è deprimente, anche perché è scollegata dal centro storico. Quando noi andavamo al cinema da ragazzi o anche un po' più adulti, attrezzavamo la città, entravamo nella sala cinematografica e quando uscivamo rientravamo nel vissuto della città. Quindi c'erano i negozi, c'era la possibilità di
fare shopping. Quindi mi sembra che in certe situazioni di abbandono, di spopolamento, di depressione, chiamiamolo così, ce le siamo costruite piano piano. Non solo. Ti interrompo, se ti ricordi fu anche realizzato, quando la città si allargava, un cinema in più che era lo Splendor. Certo. A Barbanella, via Giusti, di dietro, c'era lo Splendor che era poi dei Marracini. Certo. Dei Marracini. Certo, perché vita breve, però c'era una visione, un'attenzione. Perché non erano, diciamo, locali avulsi dal contesto della sortita città. Ma non parlo solo di cinema, mi viene in mente però anche il Grand Hotel Bastian, per esempio, che era un centro di riferimento, di attrazione, di aggregazione particolare. E mi viene in mente un'immagine che c'ho sempre presente davanti, penso che anche molti di voi ce l'abbiano. Tutti i pullman della Melià che venivano, transitavano, sostavano e scaricavano decine e decine di turisti che poi andavano a trascorrere, anche magari se era un viaggio di transito, perché Grosseto non è città storica, non lo è mai stata, e infatti è esclusa dal circuito, intendo dire storica. Ecco, vorrei poi Roberto mi contentasse, perché noi di storia invece ce l'abbiamo per molta, soprattutto anche a chi capito, intendi, certo. Però è chiaro che oggi il turismo, il turismo ci è, cioè, ci esclude, sì, non, sì, ci ignora, sì. Ci snobba, e il circuito si sviluppa nelle altre città della Toscana e poi si indirizza verso Roma o verso il nord. Anche questo secondo me è un aspetto sul quale bisognerebbe interrogarsi, sul quale bisognerebbe porsi qualche domanda.